La teccia di Continuum. Miglior modo di trovare Nave Nova prima che si sposti. Hai trovato Corella? Dov'è adesso? Nave Nova ora in sistema Elira, orbita di pianeta Maiko. Contraxia! Cosmo non sorpreso, Procione molesto ama pianeta di Scar. Le loro toilette contengono informazioni preziose. Intero pianeta ora diffonde segnale come roccia nuova. Cosmo non comprende scopo né intenzione. Tutti quei bar, e sale scommesse, e bordelli. Forse non è poi così male dopo tutto. Cosmo soffre. Troveremo Corel e salveremo Contraxia. Forse non è il caso di fare troppe promesse. Siamo i guardiani della galassia, è il nostro lavoro. Sono con te, Peter Quill. Ah sì? Certo! Il tuo discorso mi ha stimolato. Becca piedi. In quanti sono a conoscenza di questo posto? Abbastanza. Non è diffuso in tutta galassia, ma scienziati... ...vengono da molti posti. Se Thanos ne avesse avuto idea... Ah! Rietitano morto non più rischio per causa. Sono sorpreso che il ratto abbia superato i vostri sistemi di sicurezza. Procioni molesti noti per andare dove non invitano. Quindi dove siamo? Un altro ascensore? Io sono... Adesso ci arriva. Prego di allontanarsi, guardiano di galassia. Wow! Che magnifico sortilegio è mai questo? Io sono... Lo so, è come se non avessero mai visto un'enorme mano transdimensionale. Prego salire su Palma. E... se si mette male, come torniamo indietro? Teletrasporto. Può comunicare con Cosmo e, se è emergenza, riportare Guardiano di Galassia. Io sono Groot. Meglio lasciarlo a te che a Capitan Scarso. E ora, investigate Nave Nova. Usate teletrasporto per rapporto. E tu parlerai con l'Unimente? Per togliere quella multa, sì? Cosmo Bro. Bocca di lupo, Guardiano di Galassia. E le cinture di sicurezza? Non vomitare stavolta. Questo è... sortilegio? Stavo per dire vertiginoso. Io sono Groot. Ci fai l'abitudine. Siamo nello spazio. Siamo in mezzo allo spazio, alle dimensioni, al tempo, persino alle diverse realtà. In che senso in mezzo? In teoria possiamo andare ovunque in qualsiasi momento, eh? Esistono? La vista è incredibile. Esistono. Avengers! Uniti! Che razza di nome è Avengers? Quel suono è normale? Normale. Mai sentito niente. Pat Benatar e Joan Jett, proteggeteci. Chi sono questi dei di cui parli? Sono dei. Drax? Non sono io a ridere, è un chiaro presagio delle nostre morti imminenti. Nasconditi pure dove vuoi. Oppure è una realtà alternativa. Conosco quel suono. Sono fiero di te. Realtà alternativa, decisamente. Quella è la Terra. Peter! Mamma! La tua amichetta è
arrivata! Entra pure, Jenny. Peter arriva. Davvero? Jenny? Ok, prossima fermata alla SOP, forse. Tieniti, Groot. Si parte. Per ala! Alito di mon... Ok, proviamoci! Non può essere in questo modo! State tutti bene? A te che sembra? Tenetevi, cerco di ripristinare la gravità! Ah, bene. Resteremo bloccati qui per sempre. Ehi, Rocket, cos'è che sto cercando? Drax, di a Starmerd che le navi usano condotti energetici per generare pseudogravità nelle camere stagne. La bestia dice un condotto energetico. Giusto. E che aspetto avrebbe? Digli che dovrebbe vedere l'energia residua sul visore. Ok, qua vedo due condotti. Qualcuno gli dica di riattivarli. Grazie, Ciccio. Non succede niente. Gamora, digli di controllare l'alimentazione. È scarica. Digli di trovare la batteria. Hai sentito? Sì, sì. È successo qualcosa di tremendo. Come l'hai capito? L'assenza di gravità o la devastazione generale? Entrambi indizi innegabili. Questa potrebbe tornare utile. Ok, ecco una batteria. Te l'è presa comoda. Ehi, faccio del mio meglio. E noi ancora qui a fluttuare. Ok, ho installato la batteria, Gamora, ma non succede niente! Non stai scherzando! Io sono Groot! Ah, va bene, glielo dico. Ascolta, alito di lumaca, dimmi che cosa vedi! Ci sono un cavo blu e due connettori, giallo e rosso. È un grosso coso verde! Non toccare il coso verde! Pessimo momento per gridarmi contro! Ok, ok. Prima cosa, cerca di attaccare il cavo a un connettore. Ci serve solo una botta di energia. Uno qualsiasi? Non è mica fisica quantistica, scegline uno! Comincio ad apprezzare questo. Ci sto provando! Oh, merda! L'ho toccato il coso verde! Non è così! Davvero fenomenale quella! Ragazzi! Tenetevi forte! Cosa? Siamo ancora senza gravità! Una cosa dovevi fare, Quill! Ho fatto esattamente... Chissà cos'altro fanno le armi di Peter. Non me le fa guardare, se no te lo direi. Notevole, Peter Quill! Non sapevo che potessi farlo. Neanch'io! Quelle armi sono sempre più formidabili. È la seconda volta che si trasformano così. Terza. Se questa era la terza, la prima quando è stata? Quando mi hanno rapito. Quando mamma è morta. Continuiamo a investigare per conto del cane. Prima dobbiamo togliere di torno questi detriti. Io sono Groot. Groot ha ragione, una scossa dovrebbe bastare. Chiamiamo Cosmo per dirgli cosa abbiamo scoperto finora? In che senso una parola d'ordine? Sono Groot. Ok, Groot non lo chiama finché non decidiamo una parola d'ordine. Potrebbe tornare utile se dovessimo trovarci in difficoltà. Va bene, colpa di Quill. Oh, oh! Io propongo vola tra le stelle. E aspettiamo a chiamare Cosmo finché non capiamo cosa sta succedendo. Dovremmo implementare ufficialmente l'espressione rapporto per il cane per distinguere le informazioni pertinenti all'indagine. Sì. Certo, come no? Rapporto per il cane, qualcosa ha spinto i Nova Corps ad abbandonare la nave.
Forse si sono licenziati. Non tutti si arrendono appena le cose si mettono male. È una frecciatina? No, era una critica mordace. Io sono Groot. Ragazzi, Rocket ci ha mollati e poi è tornato, non importa altro. E l'indagine per il cane? E scoprire se Nicky e Corel stanno bene? Si può uscire solo di qua, ma non c'è corrente. Funzionerà. Perché succede sempre così? L'avete sentito tutti, vero? Sì. È successo lo stesso quando stavo ripristinando la gravità. Lui non c'entra mai niente, Groot? Diamine! Proprio come è successo sulla roccia. Esatto, un tentativo disperato di mantenere una posizione difensiva. Questa strettoia è ideale. Tutte queste bruciature dei blaster vengono da armi standard dei Nova. Se hanno combattuto, dove sono i cadaveri? Giusta osservazione. Ce n'erano pochi anche nell'hangar di evacuazione. Forse sono fuggiti tutti. Non ci spererei troppo, Peter. Ok, dobbiamo trovare l'ufficio di Corella. Qualcuno dica a Quill. Dai, basta. Non puoi dirmelo direttamente. Ok. La tua ragazza probabilmente non ce l'ha fatta. Questa era pura cattiveria. Solo l'alimentazione d'emergenza? Rapporto per il cane, energia assente in diverse sezioni della nave. Cos'è che ci sfugge? Facciamo un riepilogo. La tua ragazza ci ha arrestati? Insieme al prete, il grande unificatore Raker. Poi la sua nave è esplosa. Forse è lì che è cominciato tutto. C'era qualcosa sulla nave di Raker. Un gas, forse, che è stato rilasciato dall'esplosione. Ho già usato una cosa simile. Già, lo pompi nell'aerazione e si diffonde in tutta la nave. Sapevo che sarebbe stata utile. Da dove arriva quella chiave Nova? Me l'ha data Nicky, per non darla a sua madre. Potevamo venderla, varrà un paio di migliaia di unità. Lo sai che cosa fanno i Nova Corps alla gente che li deruba? Guardati intorno, scommettiamo che non restano abbastanza Nova da giustiziarsi. Nicky conosceva tutti i passaggi segreti della nave. Forse ha lasciato un messaggio da qualche parte. Provi affetto per lei. Beh, sì, ecco. Avevamo un sacco di cose in comune. Mi ha ricordato un po' me stesso, sai. No, non so. Fa niente. Voglio solo assicurarmi che lei e sua madre stiano bene. Adesso esplori il tunnel di manutenzione? Perché? Che male c'è? Sempre meglio di perdersi qualcosa. Mi sembra un posto sicuro tutto qua. Non ci credo. La fedina penale di Drax. Dovrebbe proprio vederla. Cosa c'è tra qui e la ragazzina, comunque? Il cadetto? Oh no. Per favore, no. Conoscevi forse questo manutentore, Peter Quill? No. Sembri sollevato. Eh sì. Che razzo state facendo voi due? Muoviamoci! Dammi un istante e arrivo subito. Ecco qua. L'ho fatto a prova di idiota, solo per te. Strano. Pensavo di trovare più segni di lotta. Sembrano localizzati in una sola area.
succede sempre. L'avete sentito tutti, vero? Sì. È successo lo stesso quando stavo ripristinando la gravità. Lui non c'entra mai niente, Groot? Diamine! Proprio come è successo sulla roccia. Esatto, un tentativo disperato di mantenere una posizione difensiva. Questa strettoia è ideale. Tutte queste bruciature dei blaster vengono da armi standard dei Nova. Se hanno combattuto, dove sono i cadaveri? Giusta osservazione. Ce n'erano pochi anche nell'hangar di evacuazione. Forse sono fuggiti tutti. Non ci spererei troppo, Peter. Ok, dobbiamo trovare l'ufficio di Corel. Qualcuno dica a Quill. Dai, basta. Non puoi dirmelo direttamente. Ok. La tua ragazza probabilmente non ce l'ha fatta. Questa era pura cattiveria. Solo l'alimentazione d'emergenza. Rapporto per il cane, energia assente in diverse sezioni della nave. Cos'è che ci sfugge? Facciamo un riepilogo. La tua ragazza ci ha arrestati? Insieme al prete, il grande unificatore Raker. Poi la sua nave è esplosa. Forse è lì che è cominciato tutto. C'era qualcosa sulla nave di Raker. Un gas, forse, che è stato rilasciato dall'esplosione. Ho già usato una cosa simile. Già, lo pompi nell'aerazione e si diffonde in tutta la nave. Dobbiamo preoccuparci? Se non siamo già impazziti, possiamo stare tranquilli. Rapporto per il cane. Nessun segno di vita finora. Non l'avevi già aggiunta questa? Se l'ho fatto, è giusto ripeterlo. Perché succede sempre così? L'avete sentito tutti, vero? Sì. È successo lo stesso quando stavo ripristinando la gravità. Diamine! Proprio come è successo sulla roccia. Esatto, un tentativo disperato di mantenere una posizione difensiva. Se hanno combattuto, dove sono i cadaveri? Giusta osservazione. Ce n'erano pochi anche nell'hangar di evacuazione. Forse sono fuggiti tutti. Non ci spererei troppo, Peter. Ok, dobbiamo trovare l'ufficio di Corel. Qualcuno dica a Quill. Dai, basta. Non puoi dirmelo direttamente. Ok. Sapevo che sarebbe stata utile. Da dove arriva quella chiave nuova? Me l'ha data Nikki, per non darla a sua madre. Potevamo venderla, varrà un paio di migliaia di unità. Cosa fanno i Nova Corps alla gente che li deruba? Guardati intorno, scommettiamo che non restano abbastanza Nova da giustiziarci. Cosa speri di trovare dentro, Peter Quill? Nikki conosceva tutti i passaggi segreti della nave. Forse ha lasciato un messaggio da qualche parte. Provi affetto per lei? Beh, sì, ecco. Avevamo un sacco di cose in comune. Mi ha ricordato un po' me stesso, sai? No, non so. Fa niente. Voglio solo assicurarmi che lei e sua madre stiano bene. Chissà se troveranno qualcosa. Tipo un modo per ridare corrente. Mi dice tu cosa hai fatto. Adesso esplori i tunnel di manutenzione. Perché? Che male c'è? Sempre meglio che perdersi qualcosa. Non sembra un posto sicuro, tutto qua. Oh no. Per favore, no. Conoscevi forse questo manutentore, Peter Quill? No. Sembri sollevato. Eh sì. Che razzo state facendo voi due? Muoviamoci! Con le mie cose mi diverto di più, ma ti darò una zampa. Se mi dessero un'unità per ogni minuto perso dietro alle tue idee assurde. Solo l'alimentazione d'emergenza. Rapporto per il cane, energia assente in diverse sezioni della nave. Cos'è che ci sfugge?
Facciamo un riepilogo. La tua ragazza ci ha arrestati? Insieme al prete, il grande unificatore Raker. Poi la sua nave è esplosa. Forse è lì che è cominciato tutto. C'era qualcosa sulla nave di Raker. Un gas, forse, che è stato rilasciato dall'esplosione. Ho già usato una cosa simile. Già, lo pompi nell'aerazione e si diffonde in tutta la nave. Se conoscessi meglio questa bagnarola, avrei potuto capire da dove è cominciata. Sai dove siamo, Gamora? Purtroppo no. I Nova non mi perdevano mai d'occhio. Avevano buoni motivi per non fidarsi. Ci risiamo? Affermavo solo che la sfiducia dimostrata dai Nova era accurata. All'epoca. Da allora ti sei dimostrata una valida alleata. Facciamo così. Prima capiamo cosa sta succedendo e poi capiamo come migliorare il lavoro di squadra. Vuoi ignorare l'ovvio perché è scomodo affrontarlo? Sì. Appena torniamo sulla Milano facciamo un bel discorsetto. Croce sul cuore. Sembra una pratica pericolosa. Ciao! Adesso ho capito perché brancolavamo nel buio. Oh, guardati come sei sexy. Smettila di provarci, Rocket. È normale che sia ribaltato. Solo se vuoi sparare tutta l'energia della nave verso il soffitto. Non ha proprio senso. Deve esserci un motivo. Uno brutto. Prova la console. Possiamo usarla per reinvertire il nucleo. O deinvertire? Divertire? Rocket. La console è bloccata perché le staffe sono ritratte. Se riusciamo a farle uscire dai pannelli laterali, possiamo ribaltare il nucleo. È bloccata! Io cosa ho detto? Aspetta, hai davvero usato il visore per controllare se mentivo? Le staffe sono bloccate perché non c'è corrente. Possiamo accenderle a forza. Quill, basta razzeggiare. Non funzionerà senza le staffe. Deve esserci un altro macchinario lassù. Gamora, mi dai una spinta? Ma certo! Così può andare. Certo! C'è sicuramente qualcosa lassù! Ovviamente! Sai, quelle pistole sono meglio come attrezzi da lavoro che come armi. Bel tentativo. Ora liberiamo l'altra. Bene, Gamora, pensiamo alla seconda staffa. Ok. Adesso vediamo cosa... Oh, cacchio! Ragazzi, abbiamo compagnia! Sì, altri di quei pazzoidi infetti. Speravo di trovare dei Nova Corps, ma non conciati così! Sappiamo chi ha girato il nucleo. Ma perché? Quanto detesto i fanatici! In giro ci sono più pazzi che gente sana di testa come noi! Crepa, imbecille! Sono indeciso! Non so se i Nova mi irritino di più da sbirri oppure da fanatici! Comator, fuori controllo! Spero di non aver combattuto con loro durante la guerra! Qualcuno deve morire e non saremo noi! Deve essere l'ultimo modello di Nova! Fidati, quei cannoni Nova Corps possono staccarti la testa! Ho placato la minaccia!
Torna alla battaglia! Grazie per l'aiuto, bestione! Le armature Nova Corps mi rovineranno il filo! Avremo tutti bisogno di riparazioni dopo questa storia! Sono qui per proteggere il nucleo! Bene! Vuol dire che abbiamo interrotto qualcosa! Chiedere aiuto è accettabile, Peter Quill! Grandi amici, grazie, Brax! Avete notato che le scosse hanno smesso appena abbiamo allontanato il reattore dal soffitto? Dobbiamo salire là sopra e scoprire perché, per riferirlo al cane. Rocket, cosa dice quella console? Che sta a te fare gli onori di casa. Ok. Sorpresa! È un grosso ascensore. Possiamo usarlo per andare lì sopra. Niente fighissime tutine volanti per i soldati e i meccanici Nova, mi sa, eh? Tipico! Nessuno ha più rispetto per gli ingegneri. Se ti interessa l'efficienza... Wow! Ah, delle morse! Ci vogliono incastrare! Altri spitati in arrivo! Bastardi! Hanno vera intervito il nucleo! Ci basta rendere e invertirlo di nuovo! Prima li facciamo! Ragazzi, tutti qui! Lo so, è come se mi chiedessero di farli esplodere. Devo ammetterlo, quando si spiaccicano, vengono fuori dei quadri fantastici. Oggi non possiamo perdere, Quill. Credo che dovremmo far avvicinare quei bastardi. Sarà la loro fine, non la nostra. Metti in dubbio le nostre strategie, Peter Quill? Pensateci! Nessuno gioca più sporco di me. Se si avvicinano troppo, fingete di cadere e fateli secchi. Chi è con me? Forse era meglio di no. Che mi manchi tanto. Fateli fuori prima di svegliare tutta la nave! Abbiamo tolto energia al loro esperimento segreto! Ci credo che mi girano! Attenti! È armato di mine! La fine è vicina! Peter! Vuoi raggiungerlo? Tagliamo corto! È assurdo che abbia avuto bisogno! Considerami una specie invasiva, Groot! Groot in ferita! Chiedo il tuo aiuto! Peter Quill! Controlla che stia bene, Peter! Perdonate la mia spada saggia! Quando vuoi ci sono! Quali bagliori oscurano la mia vista? Qui, aiuto! Esiste! Ricominciamo da capo, ok? Sono qui per questo. Le bombe iniziano a essere troppe per i miei gusti. Il mio immenso potere sprecato! Dovremmo chiamare... Wow! Ah, delle morse! Ci vogliono incastrare! Altri spitati in arrivo! Bastardi! Hanno vera invertito il nucleo! Ci basta arrendere e reinvertirlo di nuovo! Prima li facciamo fuori! Meglio evitare le loro stregonerie elettriche! Quello grosso... Ragazzi, tutti qui! Esaltata dalla guerra galattica! Meglio tenerla d'occhio, Quill. Ha combattuto per entrambe le parti. Io invece non devo schierarmi con nessuno per fare una strage. È che mi piace proprio la gente che esplode. Ragazzi, ragazzi! Non possono vincere, non contro di noi. Siamo ricercati.
L'assassina, il ratto e l'albero saranno criminali, ma io ho scontato la mia pena. Voglio dire che siamo dei rinnegati, a un tiro di dadi dalla morte. Che ne dite di spedire questi schifosi imbroglioni all'altro mondo? Chi è con me? Quel disastro! Esplosivi in arrivo! Torna al creatore! Gridali! Non sono il Nova Corps che speravo di trovare qui! E vedi un casco stupido? Mi serve un aiutino! Esisti! Non vi libererete di me tanto facilmente! Ottimo aiuto, Peter Quill! Sangue no! Lo stesso sangue! Controlla che stia bene, Peter! Accidenti, Rocket! Meglio la nostra attrezzatura che quei rottami Nova! Non hai ancora... Non esagerare! Questi sono tosti! Un fervore! Alcuni di loro potrebbero essere eroi di guerra! Non credo che siano lì... Esisti! Attenti! Stavano per asfaltarmi! Tutte colpa del nemico, sono stato dei Nova Corps, ve lo dico io! Forza di via! Stupide corazze Nova Corps! Dovrò affilare le spade! Avremo tutti bisogno di riparazioni dopo questa storia! È qui la pista? Sono ferito! Ehi, Quay! Mi sa che invenzione sta per cedere! Grazie, Peter Quay! Va a prendermi, tigre! Accogli la morte! Va bene, va bene! Ho rinnovato vigore! Occhio alle mine! Buona fortuna con quelle mine! Mi ringrazierai più tardi, Quill! Credevo di essere spazzato! Spero di non aver combattuto con loro durante la guerra! Allora faremo in modo che... E tu cerca di non farti colpire da quelle armi, Ciccio! E adesso, Peter Quill! Bene, togliamo quelle morse così possiamo proseguire. Le strapperò dai loro acetaboli. Non servirà a niente, bicipiti. Ma stavolta abbiamo una sala comandi per spippolare. Guarda, posso rimuovere le morse da qui. Bene, non saranno delle morse a fermarci. Ah, viscidi bastardi. Hanno rimescolato i circuiti e adesso non posso sganciarle. Sono stufo di queste morse. Dovremmo reindirizzare i circuiti a uno per resettare la griglia. Ecco, ti apro la porta. Dovresti riuscire a vederla usando il tuo visore. Ok, ho il visore, adesso? Dovresti vedere la griglia elettrica sui muri. Cerca i nodi d'alimentazione. Cerco nodi elettrici illuminati. Esatto. Quando li trovi, devi elettrizzare l'interruttore nella direzione in cui dovrà passare la corrente. Gli sparo l'elettricità! Ecco uno dei nodi d'alimentazione, devo solo reindirizzarlo. Esattamente quello che cercavo. Io sono Groot. Groot nei Nova Corps, figurati. Non è così improbabile. C'è una porta chiusa, puoi aprirla? No, tu puoi darle corrente? Non da qui, cerco un modo per aggirarla. Quanto è probabile che Quill torni insieme alla dama delle manette? Oh, non è una dama. E lei non scenderebbe a un livello così basso? È oggettivamente falso. Qui la parete è indebolita.
Drax, serve un buco per arrivare alla griglia. Ne creo subito uno. Sapete, di solito è sconsigliato viaggiare tra le dimensioni senza un periodo di quarantena e decompressione all'arrivo. Dobbiamo preoccuparci? Bisogna saper riconoscere i segnali. Decadimento mentale, paranoia, comportamento aggressivo. Mi sembra che tu abbia appena descritto la nostra squadra. Come capiamo la differenza? Groot, forse ho un'idea. Usa le radici per alzare la piattaforma con me sopra. Una spinta radicale, se vogliamo. Io sono Groot. È felice di provare la spinta radicale. Molto bene. Io sono Groot. Groot ama rendersi utile. Lui è sempre utile. Groot, lo chiamo all'ascensore. Si sale. Io sono Groot. Sarebbe tutto più rapido se avessimo anche noi dei visori. Già, se hai dei cristalli esareticolati di Zornadio che ti avanzano, te ne costruisco uno. Ora li vedo. Hai reindirizzati la metà, puoi passare all'altra stanza. Ok, comincio a capirci qualcosa. Sta attento che ti rubo il lavoro. Vuoi fare cambio? Io sto volentieri al posto del capitano. Ti siedi spesso al posto del capitano. Ho sentito male, vero? Chissà perché Cosmo non è venuto qui di persona con un paio dei suoi scagnozzi. Groot, serve una mano, ciccio! Spinta radicale! Io sono Groot! State attenti! Will è bravissimo a sbagliare i tasti da schiacciare e i cavi da incrociare. L'abominio peloso sta insinuando che porti sfortuna. Uffo, perché è sempre l'abominio peloso a dirmi cosa fare. Peter Quill sta insinuando che sia tu, furetto, la causa dei nostri problemi. Ok, posso reindirizzare l'energia per raggiungere gli altri. Buon piano. Oh sì, chi è più sveglio dei Nova Corps? Idee su cosa se ne facciano di tutta quell'energia? Forse ci ricaricano i loro dispositivi personali. Ho aperto la porta e reindirizzato la corrente. Ancora un po' e ti prendo come assistente. Grazie. Ah, è che ho aperto? Ce l'hai fatta, Starborn! Ora vai nella sala comandi e sgancia le morse. Io intanto reinverto il nucleo e poi potremo finalmente proseguire. Forse la Mazza Nova sa come reindirizzare queste macchine. Ha esperienza. Ero un'assassina, non una sabotatrice. Il risultato è lo stesso, no? Tu dipingeresti con un pennello o con uno spazzolone? Le morse demordono! Bravo! Ora torna qui prima che ti abbandoniamo. Sì, vediamo fin dove arrivi senza il tuo pigiatasti. Ora che abbiamo visto quei nuovi infetti, siamo d'accordo che qualsiasi cosa stia succedendo non va affatto bene. Si sono infuriati quando abbiamo rimosso la fonte d'energia. Sarà importante per i loro sforzi. Qualsiasi cosa sia, ho voglia di romperla. Ok, questo è il nostro piano. Ah,
Queste porte sono sigillate. Cerca un'altra via d'uscita. Drax, colpisci il pannello dove convergono i cavi. Fammi spazio. Vieni in California, vedrai che bello. Ci divertiremo da matti. Cos'è stato? Oh, niente. Non tu. Devono aver ribaltato il nucleo. Si è appena riavviato qualcosa. Beh, ora siamo bloccati nell'aerazione. Bravo, Quill. Senti, so che ce l'hai con me e mi dispiace. Scusi, accettate. Basta? Tutto qui? Se non te ne fossi accorta, al momento abbiamo cose un po' più importanti in ballo delle scuse di Quill. Wow! Porco razzo! Cosa stanno facendo questi cacchio di Capura con Traxia? Cos'è questo coso, Rocket? Non saprei! Sembra che assorba qualcosa! Ha qualcosa a che fare con quei fumi? Oh, dovrei controllare da vicino! Peter Quill, siamo già stati in quest'area! Enorme. Ma te l'assicuro, Peter Quill, è qui che tu e la ragazza avete quasi perso la vita! Lorel non l'avrebbe mai permesso sulla sua nave! Quindi pensi che sia fuggita? Non lo so! Forse si è rintanata in ufficio! Io sono Groot! Non ce ne andremo senza scoprire cos'è successo! Allora cos'è? Usano il raggio per caricare una specie di batteria! Porte galattiche IO standard! Separatori Glassmet Rigeliani! Cato di Kree! Ho capito giusto un paio di parole! Mai visto nulla di simile! I valori energetici sono ovunque, ma non capisco di che energia si tratti! Ma che cosa... Razzo! Rapporto per il cane! È assordante! Gigante! Vuoi farci passare? Io sono qui! Rapporto per il cane! Questa cosa deve essere distrutta! Non sappiamo neanche cosa sia! Inoltre rischiamo di fare a pezzi l'intera nave! Con noi a bordo! Ma che razzo! Evitiamo il raggio dell'orrore! Ottima idea! Guardiano di galassia, Quill Cosmo. L'indagine indica che Ala Hope è chiave per mistero di galassia. Cos'è il rumore? Stiamo preparando un rapporto dettagliato. Fancubo il rapporto. Digli che la mano magica ci ha quasi uccisi. C'è un problema sulla nave, ed è grosso. Tu dare il dettaglio. Nova Corps sono impazziti. C'è stato uno scontro, ma non ci sono cadaveri. Oh, e c'è anche un cannone laser gigante. Guardiano ha trovato Centurione Corel? Non ancora. Guardiano deve trovare. Potrebbe avere risposte. Se avessimo la Milano, potrei recuperare una di quelle batte... La tua esperienza contro i centurioni sarà indispensabile, donna. Accompagnatemi! Spero che non siano collegati erroneamente! Mi sa che li domanda quel gigantesco computer! Sarà una degna battaglia! Latera di meno e aspetta di più! Qualcuno lo fermi! Richiedo anche io l'atterramento del traditore! La prossima volta te la cavi da solo! Oh, grazie, bello!
i volanti! E ora che facciamo? Speravo che i centurioni resistessero a qualsiasi cosa sia! Mirate al posto! Non stanno fermi un secondo! Ce ne sono altri sulle pareti! E anche per terra! Allerta! In questo momento sto realizzando tanti di quei sogni di vendetta! Li ho incontrati di rispettabili! Questi non lo sono! Caccia su di loro! Vieni! Qui! Fatti! Colpire, cavolo! E adesso, Peter Quill? Spirri pazzoidi! È una vera godoglia! Mirare dove? Saranno pur vulnerabili a qualche tattica! Serve un modo per paralizzarli! Volete dirci che sta succedendo su Contraxia? I complimenti non hanno nessun effetto! Locali Groot! Ok, fammi salvi di fermarlo, ok! Ammiro la tua esistenza, Peter Quill! Lottiamo nei movimenti! Quando sarò a terra, avrai la tua occasione! Buona strada! Cambia di com... Avete visto il cadetto Groot? Sta circa così! Il centu- i tuoi sforzi sono vani! Serve precisione qui, ragazzi! L'idea è di riempirmi di tutti! È come un moscerino, non riesco ad afferrarlo! Lo sapevo che sarei finito in una sparatoria con i Nova Corps! Non dovresti divertirti così, Rocket! Prenditi una pausa! Ok, questa nave potrebbe essere l'epicentro di qualunque cosa stia accadendo. Ci serve Corella, ci servono delle risposte. Hai idea di dove potrebbe essere? Potremmo vedere nel suo ufficio. E so anche come raggiungerlo. Sai dov'è l'uscita dell'hangar? Sì, Drax l'ha vista quando siamo arrivati. Useremo il buco in cui io e Nikki siamo caduti quando la nave di Raker è esplosa. Sai, non ci hai mai detto perché sei saltato con lei, Peter. Perché era la cosa giusta da fare. Meglio sbrigarsi, potrebbero arrivare altri fanatici. Il buco che abbiamo visto dovrebbe trovarsi oltre queste batterie mobili. Mi serve un modo per fermarle. Rocket, puoi vedere dove va quel condotto? Tutto pur di uscire da qui. Siamo pronti, nel caso il ratto decidesse di distruggere il macchinario. Ecco qua, salto la mia parte. Sì, grazie. Sappiate. Serve un modo per passare. Drax, ho bisogno che sposti questo. Immagino che tu abbia un piano. Ah, ho capito cosa hai in mente, Peter Quill. Possiamo afferrare una batteria con la gru. Sì, è questo il piano. Proprio come pensavo. Ottimo lavoro. Spero solo che non generi un'esplosione. Andiamocene prima di scoprirlo. Ok, forza, il tunnel è da questa parte. Per fortuna non si è fatto vivo nessuno. L'unificatore ha rilevato un'intrusione. Dividiamoci. Li troveremo. È il volere. È il volere. Veloci, ce ne sono troppi. Nel buco, saltate. Mi vuoi spiegare perché sei saltato con la ragazzina? È tra le cose più stupide che ti ho visto fare. Era così preoccupato, dovevi vederlo. Ehi, Starborn ci serviva per il capitano. Temevo che se fosse morto sarei finito di nuovo in cella. Era adorabile. Vi detesto.
Ok, Groot, credo di aver capito come muovermi. Dobbiamo raggiungere i tunnel laggiù, dall'altra parte. Io sono Groot. Credo proprio che sia giusto. Tu credi? L'altra volta c'era un tale macello. Ci penso io se vuoi. No, no. Rocket, no! Non è un pezzo della nave del culificatore? Unificatore. Quello che... Quando ci hanno arrestati, hanno detto che Raker era stato fermato per le stesse ragioni. Non proprio le stesse. Stava rubando nella zona di quarantena. Come fai a dire che è diverso? Nicky ha parlato di una caccia alla divinità, mi pare. Quale divinità vivrebbe nella zona di quarantena? Probabilmente una da tenere in quarantena. Tu e la tua ragazza avete fatto una caduta notevole, Peter Quill. Ma che caduta? Era un salto eroico. Gamora, riesci a darci una mano? Penso io, Peter. Per l'ennesima volta, Groot, andiamo da Corella e Nicky. Io sono Groot. Rapporto per il cane, il frastuono non si arresta. Concordiamo che il capitano e la ragazza siano quasi certamente morti? Corella è sopravvissuta alla guerra e ha una relazione con Peter. Scommetto che questa volta non ce l'ha fatta. Vuoi davvero scommettere sulla vita di una madre e di sua figlia? E se solo una fosse morta? Nicky è una delle ragazze più in gamba che conosco. E Corel è una guerriera. Sono strasicuro che sono vive. Facci piano, Quill, solo perché hai vinto la scommessa della zona di quarantena. Sì, grazie per il promemoria. Attento laggiù, Peter Quill! Sì, rispetto all'altra volta è tutto più brillante. Funzionerà. Gamora, il pavimento non proverà più a ucciderci. Beh, allora proviamo. Beh, comunque non c'è traccia di Nicky o Corel. Cioè, in realtà è una bella notizia. Dice di pensare subito a un piano di fuga. Il piano è chiamare Cosmo dopo aver trovato le risposte che cerchiamo. Le risposte che cerchi tu? Non è che tu hai visto Nicky? Scusa, cosa? Sicuro di stare bene, Peter? È uno dei robot di Nicky, gli dà anche dei nomi. Si prende cura di loro, cose così. Non mi sembra molto curato. Non mi sembra un luogo sicuro, Peter Quill. Meglio qui che dove ci sparano. Parla per te, grazie. Preferisci quando sparano? Meglio sparare a chi non mi va a genio che cercare qualcuno di cui non mi frega. Al nostro leader importa. Dovremmo fingere che importi anche a noi. Io sono Groot. Ma naturalmente. Attento, Peter Quill. Ok. Non ricordo che l'ultima volta ci fosse questo gas verdastro. Forse intendi il gas verdastro letale? Tutta la nave è una trappola mortale. Di sicuro c'è un modo per liberare questi tubi. Lo spero, perché non mi infilerò mai in quel disastro. Puoi usare la tua arma di ghiaccio, Peter Quill? O magari ami crogiolarti nel tanfo inebriante della morte. Glorio! Fatto! L'ho freddato! Ah, altro gas letale! Magari Nicky e Corel lo usano per proteggersi? Oppure, aprite le orecchie, sono già morte! Sai una cosa, amico? Stai facendo lo stronzo! Molto più del solito! La tensione è palpabile.
Oh, che ne dite di farla finita, tutti e due? Concordo, oppure risolvetela lottando all'ultimo sangue. Ehi, non sono io a sabotare sempre la squadra. Senti, Rocket, lo so, a volte faccio pietà, capita a tutti noi. Sarà per questo che ci siamo trovati. Io non faccio pietà. Il punto è, ci tengo alla squadra. Ma ora non siamo noi a essere nei guai. Emmy è solo una bambina. L'importante è che sia chiaro che fai schifo. Cristallino. Sicuro che sia da questa parte, Peter Quill? Chiaramente no. Sto indagando. Tutto tuo, Gamora. Appena affilata. Sicuro che sia la strada giusta? Tenete gli occhi aperti. Sai, Peter, se Nikki e Corel fossero... Non lo sono. Dico solo di prepararsi a ogni eventualità. Non lo sono. Qualcosa da segnalare a Cosmo? No, niente che valga la pena. Ancora niente su Nikki e Corel. Di fronte all'eternità della morte, i Katatiani si concentrano sulle cose concrete. Lo terrò a me. Si arresta. Adesso dove razzo sta? È a caccia di indizi, credo. Oh. Ecco, è la strada giusta, sicuramente. Nikki ha un rifugio segreto un po' più avanti. Non stavamo andando all'ufficio del capitano? Sì, dopo aver controllato questo. Non rompete nulla. Per lei è un posto importante. Oh, wow! Nikki ha fatto tutto questo? Molto fico, eh? Nikki! Piccola! Fatti vedere! Magari... prova a essere meno spaventoso. Sono Peter, il pirata. Nikki! Non vogliamo ucciderti. Dobbiamo arrivare in quella stanza. Rocket! Hai il corpicino da bambina. Dici che ci passi? Ritenta, Quill. Con gentilezza, Peter. 2 su 2! Grazie, chiave di Nikki. Attento, Peter Quill. I giocattoli dei bambini nascondono spesso delle trappole. No, non è di Nikki, è mio. Ci stiamo prendendo la sua roba, perché in tal caso... No, voglio dire che un tempo era davvero mio. Quill, puoi venire un attimo? È ossessionata da te. Perché ha un tuo giocattolo? È un regalo che fece a Corel quando stavamo insieme durante la guerra, un ricordino. Nessun significato strano. Questo significa qualcosa? Quanti anni ha la bambina? 12. Congratulazioni, Peter Quill. Sarai un pessimo padre.
A meno che non sia morta, in quel caso non importa. Aspetta, ci hai portato qui per questo? È ovvio, la bambina ha 12 anni. Quella ha giaciuto con la madre 12 anni fa e i conti non mentono. Sì, ok? Sì, le date potrebbero combaciare, quindi è possibile, credo. Non è che me l'hanno insegnato a scuola. Che bell'inizio. Ok, possiamo prima capire se Corelle e Nicky stanno bene? Qui non ci sono, quindi dobbiamo continuare a cercarle. Non vi sentite a disagio a frugare tra le cose di Nicky? Peter Quill è il padre. Quill, credo che non sia qui. Forse sta ancora processando. Magari invece questo qui è suo padre. Cacchio, sembra ancora più sfigato di te. A me sembra Ronan l'accusatore. Sono davvero meravigliato della sua abilità con la tecnologia. So fare di meglio. Sì, ma lei ha 12 anni. Allora, io 15. Fissandolo non modificherai il messaggio. Non ci sono messaggi. Sono proiezioni di una bambina confusa. Come? Una bambina confusa? Non puoi parlare così di tua figlia. Direi che Nicky non ama molto gli Skrull. Dimmi qualcuno che ama gli Skrull. In effetti. Ah, bel banco da lavoro per una bimba. Credo che a Nicky non dispiacerebbe se lo usassimo. Che ne dici, Rocket? Se anche le dispiacesse, pazienza. Ok, dove eravamo? Congratulazioni per la paternità. Questo l'ho già visto. Un tempo era di Corel. Quindi è anche ladra. Oh, gliel'ha dato Corel. Spesso i genitori cedono alla progenie le proprie cose, è vero. C'è una strada per l'ufficio di Corel dai tubi sulla sinistra. Sì, vedo un passaggio. Potrebbe essere chiuso dall'interno. Scusami, Starpa. L'ho capita! Ragazzi, possiamo evitare le battute? Non sappiamo se stanno bene. Posso preoccuparmi anche mentre mi prendo gioco di te, Peter Quill. Lo ammetto, la postazione della bambina è notevole. Collegato il terminale alla rete d'emergenza in modo impeccabile. Te l'ho detto, è sveglia. Forse Peter Quill in fondo non è il padre. Già, sono d'accordo. Non è abbastanza tonta. Magari ha preso tutto dal lato materno? Sì, avrebbe dovuto mostrare almeno un po' di follia. Se avessi un figlio, sarebbe super fico e intelligente. Quindi, come Nicky? Credo, sì, forse sì. Già, quindi ha di certo preso dalla madre. L'ascensore che ho preso con Corelle e Nicky. Se ci va bene, forse stanno scendendo proprio ora. E quando mai ci va bene? Neanche stavolta ci presenti la tua vita. In effetti sembra improbabile. So solo che sto iniziando a detestare questo ascensore. Per la cronaca, ho accettato solo per uscire di prigione. No, perché pensavo che Nicky fosse mia. Ci siamo capiti. Sei un padre peggiore di Thanos! State pronti! È tutta una coincidenza o sapevano che stavamo arrivando? Prova a chiedere a loro! Il tuo favore, quel... Senta, senza di te sarai perso! Ci ha provato! Niente da fare! Accetta la morte con onore! State bene? Siete finiti? Che c'è? Ora inizi a comportarti da paparino? Stiamo bene, Peter. Sappiamo difenderci. Lo so, solo... Le troveremo, tranquillo. L'ufficio di Corelle è da qualche parte in alto? Sì,
Dobbiamo cercare di salire. Ho appena realizzato una cosa. Ancora gas letale? Io sono Groot. Certo che prende tempo. Che ti aspettavi? Alla maturità emotiva di un bambino di 2 anni. Stiamo parlando di Peter Quill? Ovviamente. Vi informo che emotivamente sono super maturo. Rapporto per il cane. Ci siamo persi. Hai appena scelto una stanza piena di gas letale pur di non affrontare la tua paura della paternità. Ma non è vero! Ora smettila! Rapporto per il cane! Non c'è niente da segnalare. Forza, all'ufficio di Corel. Avanti, ammettilo, Quill. Al momento stai sclerando. Questa storia del padre sfigato ti sta logorando. Questo non cambia nulla. Sono tranquillo come un ciocco. Io sono Groot. Groot dice che nel profondo tutti i ciocchi che ha incontrato erano terrorizzati. Stavo pensando. Su Katat siamo soliti immergere i nuovi padri in un fiume di sangue. Beh, non è un buon segno. C'è stata una collutazione. Già, mi riferivo proprio a questo. Reagisco a modo mio. Ho un brutto presentimento. Sappiamo che c'è stata una lotta, ma non sappiamo chi ha vinto. Io un'idea ce l'ho. Dov'è questo ufficio, Quill? È qui, da qualche parte. L'altra volta non c'era questo casino. Nel dubbio, seguiamo il tanfo di morte. È deserto. Abbandonato. Forse si nascondono. Prima c'erano quelle strane scritte sul muro. Provo ad accedere al suo computer, magari mi ripulisco la fedina penale. Rocket! Sto scherzando. Ora accedo al registro. Vuoi sapere cosa è successo qui o no? Ok. Noi diamo un'occhiata in giro. Potremmo trovare qualche indizio utile. Le iscrizioni sono qui. Qui c'è scritto: fidati della mamma. Ce l'hai fatta? Le difese non sono male, mi serve tempo. Ok, fammi sapere. Nicky! Sono chiari segni di lotta, Peter Quill. Sì, non promette nulla di buono. Ah, appetitoso. La somiglianza è sconcertante. Non mi somiglia per niente, è blu. E poi, perché Corel non me l'avrebbe detto? Per proteggere la figlia, Peter Quill. Procreare con te è stato un reato capitale per le leggi sulla purezza Kree. Non è una cosa vera, giusto? I Kree sono molto rigidi sul proprio lignaggio. Quindi, quando Corel diceva che non avremmo dovuto... Lo diceva per questo. Beh, niente male. Per l'audace eroismo contro una tirannia implacabile. È l'encomio più importante concesso dai Kree. Perché io non li ricevo mai? Ho fatto cose eroiche. Perché tu non sei un Kree. E questo cos'è? Una specie di minaccia. Il Consiglio Kree chiede prova del retaggio di Nikki per le leggi sulla purezza Kree.
Da un punto di vista legale, accoppiarsi con te è stato deplorevole. Anche da altri punti di vista. Oh, non va affatto bene. Per te? No, per Nikki. Che probabilità ci sono che sia tutta opera dei Kree? Il Concilio della Purezza non è criptico. Se punisce qualcuno, si assicura che tutti lo sappiano. Corel e Nikki sarebbero appese in bella vista. Corel aveva anche un forte lato artistico. Era l'unica Kree che conoscevo a dipingere e suonare. Pensavo che fosse un segno di debolezza. Invece... No, è un punto di forza. Lo è senza dubbio. Deve essere il figlio maggiore di Corel. Ricordo che ne parlava spesso. Era su Ala, giusto? Quando i Chitauri... Sì. Il figlio e il marito. Questo spiega il suo coraggio in guerra. Non aveva nulla da perdere. Chissà se è opera di Nikki. Io sono Groot. Una specie di tingitrice. È normale che i Kree si tingano i capelli. Solo se nascondono qualcosa. I documenti di Nikki. Però qualcosa non torna. In che senso non torna? Non lo so, come se fosse segnalato, non saprei dirti. Sui documenti c'è la data di nascita della bambina e in linea con i tempi di gestazione dei Kree? Non ne ho la minima idea. Ok, ci sono. Ho brutte notizie, rubacuori. Che hai trovato? Vieni, così te lo mostro. Oh, wow! I Kree leggono fumetti! Sono sorpreso, il Concilio Kree è molto rigido sulle forme di intrattenimento approvate. Quindi questo posto potrebbe valere una fortuna. Di che cifre parliamo? Ehi, Quill, vuoi vedere questa cosa o no? Cosa sto guardando? Niente. È il capitano. Avrà un diario di bordo. Perché? Tu lo tieni? Voglio dire che sono scomparsi, tutti. Sembra quasi che l'Unimente abbia voluto eliminare ogni prova. Hai già provato a spegnerlo e riaccenderlo? Non esistono copie. Le navi Nova non hanno un server centrale o qualcosa di simile? Un elaboratore Nexus, sì. Se ci sono fantasmi nel sistema, è lì che... Mi rifiuto categoricamente! Sta parlando di dati, Drax, non di fantasmi veri. Giusto? Sì, ma dovremo accedere direttamente al Nexus. E quello è sul ponte. Resteremo qui finché non sapremo che cosa è successo. Al centro operativo, allora. Stando alla piantina della nave, da qui si dovrebbe arrivare al ponte. Rapporto per il cane. Laggiù c'è uno di quei preti, non è vero? Ok. Oh, merda. Basta così, mi tiro fuori. Colpire la carne è assai più soddisfacente!
Idem, ma preferisco impizzare. È stato questo coso a far impazzire quei Nova Corps. Ci sono ancora un sacco di cose che non sappiamo. Dobbiamo arrivare a Ventus. Ora! Quindi, anche lei non disdegnerei un aiuto. Alla Juliet! Questa non te l'aspetti. Mi sa che questione sta per cedere. Quel robottone ha un grosso problema. Non può gestirci tutti. Forza, attacchiamolo insieme. Nessuna pietà. Cosa dicono? Cosa si può leggere? Hanno un aspetto nefasto. No, nessuno ti accusa di aver rotto il vetro. Questo sì che sono è un robottone. Quindi anche lei ha dei limiti. Secondo voi è un roboprete o un pretero? Non lo so, ma ci torna al ring. Non riesco a superare la corazza. Grax, distruggi! Affrontami! Afferra e tira, Groot! Vado! Ben fatto, compagni! Una manovra in vero elegante! Lasciala! Ho detto, lasciala! Mi sento questa come battaglia se non è fin troppo degna! Quel coso è... Ehi, Quail! Mi sa che il bestione sta per cedere! Resisti, Gamora! Legali! Qualcuno pensa che questa sia... Non lo so! Questa storia diventa più strana un secondo che passa! Le tue ultime parole? Ehi! Secondo voi la stiamo facendo qualcosa? Peter Quill! Lascia che li distrugga! Siamo d'accordo che questa chiesa è coinvolta, giusto? Ragazzi, tutti qui! Sì! Godiamoci questo momento, amici! Presto avremo la vittoria! Scriveranno i nostri nomi nei libri di storia! E non saranno storpiati in nessun modo! Me ne frego delle probabilità! Io rido in faccia agli dèi! A me non sembrano così tanto brutte. Il punto è che io non mi arrendo mai e neanche voi. Chi è con me? Vedo che il leader. Ma che fai il leader? Chi? Davvero? Come l'hai capito? Tempo scaduto! Dite che lo usano per fare il lavaggio del cervello! No, non sento alcun lavaggio! Solo parecchi proiettili! Hai bisogno di aiuto! Guarda che stia bene, Peter! Mister, fammi rientrare! Non sono abituato a essere vulnerabile. Quando vuoi ci sono! Preparati, demonio! Vettico, Groot! Volentieri! Ehi, Quill! Vuoi un po' di fuochi d'artificio? La bestia è a corto di arti! Cavolo, il robot gigante fa incassare bene i colpi! Quel coso è tosto! Dobbiamo darci dentro! Dobbiamo raccontare del prete al cane. Prete robot? Dice che il cagnaccio non risponde. Prova ancora. Noi cerchiamo di trovare una via d'uscita. Davvero? È la stanza dei server, vero? E nei server ci sono i dati. Non posso ficcarmi i server in testa. Funzionerà. Bella mossa, Peter Quill. Come faccio a sapere perché Fufi non risponde? Prova ancora. Ok,
dunque, stando alla mappa, il Nexus dovrebbe essere sopra di noi. Vuoi che scagli il roditore? No! Dai! Ok, guardiamo in giro. Magari troviamo qualcosa. Non ho mai capito con quale magia si possono immagazzinare così tante informazioni. Aspetta, parli dei server? Tutto! Server, computer, tecnologia. Cioè, non capisci nulla di quello che faccio? Esatto. Che ci saremmo risparmiati tutto se il roditore non avesse rotto il vetro. Gli stai dando la colpa? Lampettando nel panico gli ha dato il colpo di grazia. E il tuo corpo enorme gli ha dato i 50 colpi precedenti. Ragazzi, credo che fosse già incrinato. Probabilmente per la storia del bizzarro prete robot gigante. Comunque, possiamo essere felici di aver ritrovato la Ehi, Groot, hai avuto qualche segnale da Cosmo? No, ancora niente. Forse una volta sul ponte avremo un segnale migliore. Ehi, non credo che funzioni così. Ok, ci siamo, il centro di comando. E quello sarà il terminale di controllo del Nexus. Speriamo di trovare qualcosa di utile. Credo che l'onore spetti a te, Quill. Molto insolito da parte tua. Teme che il Nexus nasconda delle trappole. Ah, questo spiega tutto. Ehi, non sono io quello impaziente di saperne di più, è Quill che dovrebbe guardare. Bloccato. Chissà se... Nikki non voleva assolutamente che la madre sapesse della chiave che mi ha dato. Se la scheda di una ragazzina aggira il Nexus... Siamo dentro! Ma che dici? Beh... Sì! Ragazzi, ci siamo! Vai su precedenti penali, Quill, voglio vedere i miei. Ok, diamo un'occhiata. Wow, affascinante, Quill. E pensare che potevamo leggere ancora i miei precedenti. In effetti mi chiedevo come sapessero di noi. Quill deve avere attivato i sensori mentre uscivamo. Non è la nave mineraria della zona di quarantena? Oh, fantastico. La tua ragazza raccoglieva ancora prove contro di noi, nonostante l'accordo. Continuo a non capire come sia esplosa la nave del Predicatore. I Nova Corps sono noti per i protocolli di sicurezza. Stupidità, Drax. Una cosa che le teste di latta hanno in grande quantità. 20 unità che il mio è più lungo. Che saranno mai se hanno dei precedenti? Ho sentito di quest'uomo. Fa parte di un esercito privato chiamato Legione Mortale. Direi più Legione Scrotale. Ma perché voi ometti avete un debole per i nomi stupidi? Oh! Star-Lord non è lontanamente paragonabile a Dark Oak, ok? Uno è il nome del gruppo più incredibile di tutti i tempi e l'altro è un uccello. Certo che l'elenco dei precedenti di Drax è bello lungo. L'ha detto anche tua madre. Il bello è che sua madre è morta. Mi aspettavo qualcosa di più. Questo è solo l'inizio. Tu? Una zucca d'oro? Sul mio cadavere! Sapete, per essere una specie non spaziale, i terrestri si danno da fare. Disgraziatamente. Ehi, non è il tipo di quando volevamo pagare la multa? Sì, è proprio lui. Guardate! La donna di Drax. Lady Elbender non è la mia donna. Chissà... Ma quello non è il tuo amico del bar? Sì. Il grande unificatore Raker. Chissà che cercava nella zona di quarantena. Nulla di buono, temo. Leggete e piangete, perdenti. Non c'è un crimine per cui non sia stato condannato almeno una volta. Per condannarti ti hanno catturato. Te ne rendi conto, vero? E dunque? Wow, gli sbirri Cree allo sbando fanno faville. In realtà, accusatore equivale a giudice, giuria e carnefice. Ma sì. Wow! Il tuo elenco è più lungo del previsto. Quanto lo prevedevi lungo? Millimetrico.
c'è un altro terrestre. Te lo dico, Quill. C-53, la discarica della galassia. Curiosità, è per la taglia di Yondu che abbiamo incontrato Quill. Lieto di averti convinto a non incassarla. Mi avresti convinto? Non conosco questo Kree. È uno dei senza nome. Oh, paura. È un elenco di teste di latta. Ah, sappiamo già dove lavora la tua ragazza, Quill. E allora? Agente di Thanos. Gamora, vuoi spiegare? Non saprei, a parte che non ero io. Guardate, Nicky ha un suo file. Noia! Ho sentito parlare di lui. Era un bravo uomo. Ma se sei morto, allora si dice scarso. Disertore? Allora chi guida i Nova Corps? È una bella domanda. Si è schiantata contro un leviatano e pilota comunque meglio di Quill. Ehi! Che c'è? Sai che è vero. Passa alla parte interessante. Incanalare la tua Nova Force. Guida completa alla meditazione e alla cura della salute mentale. Ti dirò, una coppia non mi dispiacerebbe. Passo. Fammi capire bene, è diventata una teiera. Lo ha detto la fonte. Fantastico! Vi detesto. Beh, nulla di buono, direi. Il file audio sembra danneggiato. Il file audio è tutto ciò che c'è nella galassia. Attenzione, ricognitori. Assicuratevi che le telecamere dei caschi siano operative prima della missione odierna nella zona di quarantena. Grazie. Seguire i protocolli è tipico di Corel. Sì. Qui deve esserci qualcosa. Ehi, quella è... La nave che abbiamo trovato nella zona di quarantena, sì. Di quando è il filmato? Qui è più forte. Siamo vicini. Quanto vicini? Chi può dirlo? Troppa interferenza. Centurione Corel! C'è qualcosa? È entrata dopo che noi... Oh, razzo. Quella cosa non sarà... È la creatura che ha divorato il nostro mostro. Uff. Può essere un sacco di cose. Ci sarà un motivo se è una zona vietata. No, tu sei un mucchio di balle. Quell'affare non ci riguarda per niente. La gemma che ha preso Corella. Quella a cui abbiamo sparato dentro la zona di quarantena. Abbiamo? Sei tu che hai sparato. Ok, le ho sparato io. Il punto è che quell'essere d'ombra è uscito da lì. È colpa nostra. La zona di quarantena è una vera trappola. Ok, abbiamo liberato un essere d'ombra. Ne siamo usciti vivi. Ce l'avrà fatta anche la tua ragazza. Ma se non hai fatto altro che dire che è morta. Magari è viva, magari è morta, chi lo sa. La cosa importante è che noi stiamo bene. Corel è tosta. Se qualcuno ce l'ha fatta è lei. Lo so. Della galassia.
Purtroppo c'è stato un malinteso. A me sembra tutto abbastanza chiaro. A volte certi sacrifici sono necessari. Ho fatto un controllo. Groot, vola tra le stelle. Grande unificatore Raker, giusto? Innanzitutto che bello trovare qualcuno che ci conosce, vero ragazzi? E che bello che non avete provato subito a ucciderci, soprattutto i tuoi due amichetti. Potevano farci a pezzi in due secondi appena siete entrati. E di questo noi vi siamo molto grati. Detto questo, avremo giusto un paio di domande, tipo... Dove sono il centurione Corel e sua figlia? Siete venuti a cercare la verità. Gioite. La matriarca desidera condividerla. Questa è una pessima notizia. In che senso non risponde? Venite. La matriarca attende. Senza di paura. È una tattica consolidata. I guerrieri catatiani combattono spesso completamente nudi. Non provare a spogliarti. Anche se questo potrebbe essere un ottimo diversivo. Ma anche no. C'è qualche altra idea? Sai sbavare? Sì, so sbavare. Sai dimenarti? Sì, me la cavo bene. Ok, al mio segnale, cadi, sbava e dimenati. Mentre sono distratti, scappiamo per uno dei corridoi laterali. E io invece? Beh, tu, ecco, ti sacrifichi per noi. Non se ne parla. Seguitemi. Forza, Quill. Ora afferrati il petto e cadi. Trova un altro piano. Allora, la matriarca ha chiesto proprio di noi. Di te in particolare. Ma non ne comprendo il motivo. Peter sorprende sempre anche noi. Ma sei in prima fila per l'indottrinamento, allora... È questo che pensi? Che indottriniamo le persone? Abbiamo incontrato i vostri ultimi convertiti. Dire che sono zelanti non rende l'idea. Hanno accolto la promessa della matriarca. Un'esperienza sconvolgente, ma da accettare spontaneamente. Quel... il dr... È la nostra via d'uscita. Cosa? Come? Cosa bisbigliate voi due? Ebbene? Io sono Groot. Vuole sapere se sai di essere tu il cattivo. In realtà stavamo ammirando la vastità di questo luogo. Grandioso, vero? La fede nella matriarca l'ha riportato a com'era prima della guerra. E ci restituirà tutti coloro che abbiamo perduto. Madri, amanti, figli. La promessa farà tornare i morti? Certo che no. I morti non possono tornare. Da soli no. Ma con la matriarca, il tramite divino. Ho un'idea, ma ci vorrà un po'. Sì. Distrailo. Venite con me. Se avessi voluto uccidermi,
Ok, che bel trucchetto. Come diavolo hai fatto? Sortilegio. Sì, posso capire che alcuni la vedano in quel modo. Ma io ho usato la scienza. La scienza della fede. La fede non è una scienza. Tuttavia la sua energia lo è. Questa nave, i miei inquisitori, persino la stessa Sacrosanta, è tutto alimentato dalla stessa energia miracolosa. Energia che io ho scoperto. Continua a farlo parlare. Io prendo il drone. Adesso. Cosa? Cosa c'è? Ecco, dunque... tu hai... hai scoperto delle cose e dici di... controllare l'energia. Forza del credo. Giusto. Bene, sembra che questa forza del credo in qualche modo sia davvero, davvero potente e... È tutto, tutto troppo. Ci sono troppe cose da capire, abbiamo tutti così tante domande. Tipo, non lo so, come l'hai scoperta e dove? Forza, raccontaci tutto. Giusto. Dall'inizio. Sì, insomma, per favore, scendi nei dettagli. È stato durante la guerra. A quei tempi la mia gente non era religiosa, eravamo scienziati e minatori. Setacciavamo i confini del cosmo a caccia di risorse. Tuttavia, trovammo la morte. Un male indicibile ci toccò. Mio figlio, il mio unico figlio, morto in un istante. E poi qualcosa mi ha chiamato, una luce. Andando contro le mie più certe e ostinate convinzioni, ho ordinato alla mia gente di seguirla. E allora ho trovato lui. Beh, stavi dicendo? Ma non eravate più numerosi? Che? No, negativo. Mi sembra il genere di cosa di cui saremmo al corrente. Infatti. Ti prego, continua con quel racconto affascinante. Dicevi qualcosa su questo lui. Sembrava molto importante. Giusto, era tuo padre. Zio? Figlio? Mio figlio era già morto. E lui a cui mi riferivo era tutt'altro. Il primo tramite divino di questa chiesa, ancor prima che diventasse tale. Un guaritore meraviglioso, ammantato di luce dorata e detentore di poteri insondabili. Ha assistito alla nostra perdita e, pur conoscendone la causa, ha rifiutato di annullarla. Perché lui, personalmente, non ha provato questo dolore. Ecco perché ho fondato la Chiesa. Per guarire. Perso ogni cosa. Fermi. Prima eravate più numerosi. Dov'è il piccoletto? Magari è morto come tuo figlio. Io sono Groot. Cosa? Io sono Groot. Sì, giusto. Hai ragione, Groot. È totalmente preso dalla sua missione spirituale. Ma credo finalmente di aver capito tutto. Quegli ologrammi non erano male per niente. E perfino l'unimente te li invidierebbe. Devi esserti venduto un braccio. Magari due. Giusto? E questo è un bel trucchetto, ma al giorno d'oggi tutti hanno accesso all'antigravità. Fammi indovinare. Hai anche un generatore personale di scudi sotto alla toga degli orrori? Del trucco, un bel abbinamento di colori. Adoro lo spettacolo di laser dorati. E avete messo su una gran bella truffa. Sono impressionato. Bene. Buon per te. Ehi, lo capisco, amico. Devi vendere il marchio prima di inscenare il miracolo. Cavolo, una volta su Rigel 3 ho... Vi credete tutti così
intelligenti. Sperate di rallentarmi perché avete paura. Ma non c'è niente da temere. Che stai? Torna qui dove posso vederti. Sì, certo. È ora di incontrare la matriarca. Dimmi che hai un piano di fuga. Torneremo qui la Milano. Il mio nuovo amico ci indicherà la strada. Sei fin troppo criptico, roditore. Sì, beh, mi innervosisce essere circondato da enormi robot assassini. Vogliono portarci dalla loro nuova mamma. A proposito, chi pensa che l'ex di qui l'abbia tolto il distintivo per le vesti da fanatica? E dai! Cosa? Sto solo dando voce ai nostri pensieri. Mia signora, come ha richiesto i guardiani della galassia. Grazie, grande unificatore. Guardiani, potete avvicinarvi. Peter Quill, ordina al tuo cucciolo di scendere da lì immediatamente. Forse non sono affari miei, ma... non sei un po' troppo giovane per vestirti in quel modo? Non sei troppo vecchio per scriverti il nome sui vestiti? Te la sei presa comoda. Sì, ma sai bene che il nonno è logorroico. Ti tireremo fuori da qui. Tu fa come ti dico. Ma... siamo nel luogo dove dovremmo essere. Salveremo tutti quanti. Io li salverò, come ho promesso. Andiamo, torna in te, ragazzina. Stai dicendo quello che vuole lui. Ehi, fermi, non perdiamo la... La ragazza è chiaramente confusa. Mi dispiace, ma ti sbagli. Ho le idee fin troppo chiare. Che cosa intendi? E dov'è tua madre? La mamma è qui. È proprio qui. È dentro di me. Ah, adesso è tutto più chiaro. La luce ci ha unite. Credevo fosse morta, ma posso farla tornare. Aspettano tutti che noi li facciamo tornare. Dobbiamo... avere fede. Il grande unificatore mi ha aiutato a comprendere. Ti sta soltanto ingannando. Credimi, ho una certa esperienza. Ma perché hai così poca fiducia in me? Perché non vuoi ascoltarmi? Nessuno vuole mai ascoltarmi. Fino a che non vedono. Deve morire per forza, Peter. La puoi salvare. Te lo prometto. Indietro! Le vostre stampe squamose non gli torceranno un capello! Ho detto indietro! Non ci permetteremo di separarci mai più!
Sterminiamoli! Peter! Avermi rinchiuso! Anch'io, mamma! Anch'io! Peter! Oh, Peter! Figlio mio! Mamma! Che succede? Com'è possibile? Mi hai salvata! Mi hai salvata! Sapevo che ci saresti riuscito! No, io non... Ma guardati! Guarda quanto sei cresciuto! E sei diventato il grande leader che immaginavo! Peter, sono così fiera di te! Lo sarebbe anche tuo padre. Io non capisco, io ti ho visto morire. Sono tornato indietro. Ora sei qui, è l'unica cosa che conta. Abbiamo tutto il tempo. Tu, io e i tuoi amici, certo. I miei amici? Certo, la casa è grande. Voglio incontrare la tua squadra e ascoltare tutte le vostre grandiose avventure. Questo è... Non sai quanto l'ho desiderato. Non ci separeremo mai più. È una promessa, Peter. Lo prometto. Non ci credo che sei tornato. Mamma, stai stringendo troppo. Abbiamo tanto tempo da recuperare. Magari finiremo quella partita. La senti? La promessa è tutta intorno a noi. La matriarca ci riunirà ora e per sempre. Candele come nuove, il problema non è qui. Forse devo sostituire quello. Era un po' allentato, ma non dovrebbe essere quello il problema. Forse devo riempire l'olio. Peter, la cena è quasi pronta! Sì, arrivo subito, mamma! Meredith Quill, dove conservi i coltelli da intaglio? Ce n'è uno nel cassetto, accanto al forno. Qui c'è solo uno strumento senza filo. È proprio quello. La prossima volta che veniamo ti porto un coltello catatiano. Tagliano anche l'acciaio. Sei molto generoso, Drax, ma non so quanto spesso dovrò tagliare qualcosa di tanto duro. Porto anche delle ricette. Mia moglie fa un'ottima zuppa di testa d'ascia. In realtà il sapore è molto meglio del nome. I nostri guerrieri migliori la adorano. Io sono Groot. Io sono Groot. Vedi, la pelle croccante nasconde una carne morbida e succosa. Cielo. Ecco, ne ho mangiati di polli, ma tu lo fai sembrare così invitante. Eccoti, Peter. Stavo giusto per venire a chiamarti di nuovo. Certe cose non cambiano, immagino. Ah, Peter Quill! Tua madre ha raccontato di quando eri piccolo. Solo alcune delle avventure migliori. Ha detto anche che ti aveva trovato una compagna, ma che non ne hai voluto sapere. Drax, avresti dovuto mantenere segreto. Mamma, siamo sulla Terra da mezza giornata e già ti metti a fare il gioco delle coppie. Sono anni che aspetto un nipotino, Peter. Non le hai detto nulla di Nicky, Peter. Nicky? Chi è? La figlia illegittima di Peter Quill. La tua nipote illegittima. Aspettavo il momento giusto per dirtelo. Dopo cena dobbiamo fare una bella chiacchierata, Peter. Perché sento che mi metterai in punizione?
Era un po' allentato, ma non dovrebbe essere quello il problema. Forse devo riempire l'olio. Candele come nuove, il problema non è qui. Forse devo sostituire quello. Peter, la cena è quasi pronta. Sì, arrivo subito, mamma. Meredith Quill, dove conservi i coltelli da intaglio? Ce n'è uno nel cassetto, accanto al forno. Qui c'è solo uno strumento senza filo. È proprio quello. La prossima volta che veniamo ti porto un coltello catatiano. Tagliano anche l'acciaio. Sei molto generoso, Drax, ma non so quanto spesso dovrò tagliare qualcosa di tanto duro. Porto anche delle ricette. Mia moglie fa un'ottima zuppa di testa d'ascia. Sembra sostanziosa. Eccoti, Peter. Stavo giusto per venire a chiamarti di nuovo. Certe cose non cambiano, immagino. Ah, Peter Quill, tua madre ha raccontato di quando eri piccolo. Solo alcune delle avventure migliori. Ha detto anche che ti aveva trovato una compagna, ma che non ne hai voluto sapere. Drax, avresti dovuto mantenere il segreto. Mamma, siamo sulla Terra da mezza giornata e già ti metti a fare il gioco delle coppie. Sono anni che aspetto un nipotino, Peter. Non gli hai detto nulla di Nikki, Peter. Nikki? Chi è? La figlia illegittima di Peter Quill. La tua nipote illegittima. Aspettavo il momento giusto per dirtelo. Dopo cena dobbiamo fare una bella chiacchierata, Peter. Perché sento che mi metterai in punizione? Non posso credere che tu ce l'abbia ancora. La lavorazione è a dir poco scadente. Sì, gentile, Peter si è impegnato. È la stessa radio che avevi all'epoca. Già, e funziona ancora bene. Fanno più le cose come una volta. Gamora, quante volte ho detto di non mettere i tuoi vestitini a lavare con i miei? Non abbastanza. Sai quanto l'ho desiderato. Non ci separeremo mai più. È una promessa, Peter. Lo prometto. Non ci credo che sei tornato. Ma lasciami. Basta. Non ci credo che sei tornato. Sul serio, mamma? Dai, lasciami andare. Peter. Va tutto bene, sono io. Va bene. Cosa c'è di... Peter, che stai facendo? Mi dispiace. Non è divertente. Mettile giù, giovanotto. Ti ho detto di metterle giù. Peter? Andiamo. Non essere sciocco. Sono io, la mamma. Sei lei. Mia madre è morta quando ero piccolo. Ti prego, devi credermi. Non posso. Non è reale. No. Non abbandonarmi, non andrò da nessuna parte. Peter, ti prego. Saremo sempre insieme. Ora basta. Non capisco. Ti voglio bene, Peter. Che ho fatto? Ti prego, tesoro, non farlo. Ti prego, ti prego.
No, figlio mio, non voglio morire. Non voglio morire. Mi dispiace. Davvero, mi dispiace tanto. Ti prego, Peter, voglio solo stare al tuo fianco. Ora, Peter, è distratto, possiamo raggiungere Nicky. Ha bisogno di noi. Presto! Forza, andiamo! Non c'è più tempo! Dobbiamo preparare tutto! Presto la mamma sarà a casa! Andiamo! Nicky, cosa...